misura importante e anche le risorse messe a disposizione, penso che sia l'unico ente diciamo che ha messo o metterà a disposizione questa importante somma a disposizione delle aziende e delle imprese per la digitalizzazione. Guardi, siccome veniamo da anche esperienze precedenti, noi riteniamo che innovarsi serve per competere e per crescere, e quindi è la ricetta, a nostro parere, a mio parere, unica per dare una svolta a questo territorio. Per cui c'è molta attenzione su questa misura, e ritengo giusto che le imprese di Taranto, le aziende, possano beneficiare diciamo, affinché aiutano tutti insieme a crescere questo territorio. Siamo intanto alla quinta edizione dei voucher per le imprese nell'ambito del punto impresa digitale. Ci basiamo su un fatto: a livello nazionale un'indagine del Tagliacarne ha riportato che il 67% delle imprese in Italia, il 70% nel Mezzogiorno, non hanno ancora avviato processi di innovazione tecnologica, cosa importantissima ai fini dello sviluppo delle imprese stesse, del territorio e dell'economia in senso generale. Ovviamente il PNRR prossimamente porterà ausilio e risoluzioni da tanti punti di vista, però nel nostro piccolo abbiamo ritenuto, con una cifra anche di una certa importanza, perché la Camera di Taranto quest'anno, con la quinta edizione del bando per le imprese locali, mette a disposizione 400.000 euro funzionalmente a poter fare innovazione nell'ambito delle misure di intervento previste dal PID. Quindi è un intervento molto ampio, che va dalle tecnologie innovative al commercio elettronico, a elementi che comunque aiutino l'impresa proprio a crescere da questo punto di vista. È considerato a livello strategico nazionale un punto importantissimo, e diciamo, abbiamo ritenuto, avendo la disponibilità e avendo fatto una discreta economia come Camera, di poter mettere a disposizione proprio del tessuto imprenditoriale quelle disponibilità che sono risultate dalle nostre economie. Questo è fondamentale. Le aziende devono essere, avete sede sul territorio della provincia di Taranto e partecipano al bando per determinati tipologie di investimento che sono in industria 4.0. Sono investimenti in tecnologia avanzata oppure anche in tecnologia, diciamo, di inizio per andare a digitalizzare l'impresa. Abbiamo inserito anche l'anno scorso, come quest'anno, anche la possibilità di creare dei siti e-commerce di imprese che non hanno assolutamente un sito e-commerce, proprio perché consente all'impresa di raggiungere più velocemente il consumatore. Ed è un'implementazione che viene molto gradita dalle imprese. Naturalmente, oltre a questo, c'è la cyber security, la possibilità di implementare le attività in cloud, la possibilità di utilizzare ERP o CRM, e quindi tutte tecnologie che sono avanzate di industria 4.0. Le imprese devono essere in regola col diritto annuale, devono essere in regola con la contribuzione sia INAIL che INPS per poter partecipare al bando. Inoltre, naturalmente, devono completare una modulistica, deve essere inviata esclusivamente per via telematica. L'ufficio farà l'istruttoria e, una volta istruite, ci sarà una scheda, o meglio un elenco, delle domande ammesse e non ammesse con le diverse motivazioni e con gli importi finanziati. Come probabilmente avranno già detto, l'importo massimo finanziabile è 10.000 euro, che è il 70% dell'investimento presentato come intervento.